In questa 25esima giornata di campionato la Fiorentina ci ha divertito, abbiamo visto una partita rocambolesca ricca di emozioni, colpi di scena a go-go. Beh, ci ha tenuto in suspense però fino all'ultimo, insomma, un 3-3 meritato. E allora parliamone qui insieme al Museo del Calcio di Coverciano insieme ad Alessandro Rialti. Ciao Alessandro, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, parliamo di questa Fiorentina. Che Fiorentina hai visto? È stata una partita molto divertente, che è finita in una pioggia di poleni interminabili. Una Fiorentina bella, tanto è vero che l'immagine che può raccontare di questo match e vedere la squadra che va sotto la Fiesa a salutare i tifosi, lanciando le maglie, la gente è contenta, anche se il pareggio è arrivato, perché è sempre sommerso nelle polemiche, sì. Al 95esimo, 96esimo, non ricordo più, perché si è giocato quasi tutta la notte. Sì, davvero, lunghissima la partita. Però la partita è stata bella. Il risultato, anche se la Fiorentina non ha agguantato le 6 che sono, chi è a sesto posto e ancora lì, insomma, aggrappata d'Europa, comunque dal punto di vista del coraggio e della determinazione. Ha detto bene Pioli, è stata una dimostrazione che questa Fiorentina non sarebbe mai. Ma al di là della partita di ieri, questa Fiorentina è ancora abbastanza lacunosa, sia in difesa che nel centrocampo. Fiorentina è una squadra giovane imperfetta, molto acerba, che può perdere con tanti, come è successo con il Parma, però può vincere con tanti, come è successo con la Roma. È una buona squadra, divertente, la gente l'ha adottata, molto giovane, con tanti problemi, con tanti errori, con tante situazioni che in qualche modo ti fanno penalizzare, però è bellina, è carina, la gente si affeziona, magari non andrà nemmeno in Europa, però potrebbe vincere la Coppa Italia. Quindi non è... È una squadra che la gente se la tiene stretta. Poi vi do l'appuntamento lunedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con Viola Express.